Questo secondo me è un gran colpo per quanto riguarda le seconde linee, perché ragazzi, Marco Sportiello è ufficialmente il nuovo portiere del Milan, o meglio, il secondo nuovo portiere del Milan. E c'era una cosa che al Milan mancava in questi ultimi anni, era proprio un secondo portiere. Per carità, se Magnan sta bene, le gioca tutte, si sa. Ma siccome Maiane è fortissimo, ma altrettanto anche abbastanza fragile, perché quest'anno ne ha avuti di acciacchi, quando non c'era Maiane ed è subentrato Tatarusanu, si è vista troppa la differenza tra Tatarusanu e Maignan. Non che tra Sportiello e Maiane non ci sia, attenzione, però ovviamente ragazzi, Marco Sportiello è un secondo portiere di tutto rispetto a un Tatarusanu, parliamoci chiaro, o un Mirante, perché Marco Sportiello, ragazzi, nella seconda parte di stagione contro Atalanta addirittura ruba il posto a Musso e diventa lui il primo portiere dell'Atalanta. Quindi comunque quando metti il caso Magnan non ci sarà, mille corna, spero di no per infortunio, o comunque quando Pioli vorrà fare un po' di turnover e vorrà farlo anche in porta, avrà un portiere perlomeno affidabile come Marco Sportiello. Sì, ragazzi, ripeto, io non ho dubbi su questo. Il Milan rinforza il reparto portiere grazie all'entrata di Marco Sportiello. Visite mediche che erano oggi, è un acquisto che comunque già si sapeva da mesi e mesi, però le visite mediche sono oggi e se tutto va bene, Sportiello diventerà un nuovo portiere del Milan. Un Milan che rifonda il reparto portieri perché Mirante e Tatarusanu vanno via. C'è sempre Magnan, ci sarà Sportiello come secondo e ci sarà quel terzo portiere lì, Vasquez, il giovane che avevamo preso, che vabbè, quello è il terzo portiere, dovrà crescere. E poi lo valuteremo molto più avanti. Ragazzi, Sportiello che comunque c'ha 31 anni, neanche un portiere così vecchio, perché poi i portieri possono anche giocare sopra i 40 anni, cioè è un portiere che ancora comunque può dir la sua, è un salto di qualità per lui, a prescindere che poi faccia il secondo o no, tu passi dall'Atalanta al Milan, quindi comunque è un salto di qualità per il giocatore stesso, che significa il perché ha fatto bene. Presa a parametro zero, un free agent, quindi alla fine mia non sborsa nulla, cartellino comunque di Sportiello, vedo che è 1 milione e mezzo, secondo Transfermarkt, non ha un cartellino alto, però, ripeto, un free agent, un parametro zero, quindi per questo punto di vista cambia poco. Vediamo un po' quante presenze ha fatto alla fine lo scorso anno in Serie A, se non sbaglio ragazzi ha fatto 15 presenze, 0 in Coppa Italia, tutte in Serie A l'ha fatta. 15 presenze in Serie A, e ci tengo a dire che queste 15 presenze, la maggior parte arrivano alla seconda parte di stagione. La seconda parte di stagione di Sportiello, ripeto, ruba il posto addirittura a Musso. Fa 1339 minuti giocati, subisce 21 gol in 15 partite, 2 clean sheet in quelle 15 partite lì che comunque Sportiello ha giocato. Mi ricordo anche tante belle parate comunque, in quei 21 gol subiti. Sportiello fa delle parate molto decisive e importanti, poi comunque i gol non sempre sono colpa del portiere, a volte comunque si subiscono tanta colpa anche alla difesa. E ripeto, secondo me il Milan, grazie a questo colpo qua, diventa uno dei miglior pacchetto portieri di Serie A. Perché il primo, non perché sono juventino, ragazzi, ma parliamoci chiaro, per me la Juventus sono rivali. Cioè, sui portieri, la Juventus ha un secondo forte quanto il primo. Perché io Perin non lo reputo così tanto scarso rispetto a Szczęsny, per me sono forti uguali. E il Milan, avendo un fenomeno come Maignan davanti, adesso un ricambio come Sportiello come secondo, per me alza tanto la qualità a livello di portieri. In pochi possono vantare appunto due portieri così. E in questi anni il Milan ha avuto sempre un problema sui portieri. E finalmente è arrivato l'ora che l'hanno aggiustato questo difetto, no? E con Sportiello, secondo me, ragazzi, hanno fatto un grande acquisto, perché per me può dire la sua al Milan, tranquillamente. Quando non ci sarà Magnan, lui lo trovo comunque abbastanza sereno. Più che altro, sicuramente meglio di Tatarusanu, ragazzi, parliamoci chiaro, cioè non per sminuire Tatarusanu, ma ci voleva poco essere un portiere un po' più forte di Tatarusanu o comunque di Mirante, a dirsi voglia, fate un po' voi, però
Mancava il Milan e comunque ragazzi il Milan ultimamente si sta muovendo, ieri Loftus-Cheek, oggi Sportiello, sembra anche comunque chiuso quasi Romero, che è un giovane talentino della Lazio che poi staremo a vedere, ne faremo un video a parte, no? Camada è sempre bloccato, si aspetta solamente l'ufficialità e staremo a vedere se Camada arriverà al Milan. Finalmente ragazzi quella grande cassa, no? Di Sandro Tonali. Era ovvio, no, che prima o poi il Milan dovesse comunque spendere e reinvestire quei soldi. Ecco, un buco comunque, un secondo portiere il Milan doveva prenderlo. Se c'era una cosa da fare era quella e lo hanno preso. Quindi ragazzi, un video veloce, ma Marco Sportiello, appunto, è un nuovo portiere del Milan, farà il secondo vice Maignan, parametro zero, free agent, colpo interessante. Per me è un colpo interessante e niente, io direi che il video può finire qua, quindi se vi è piaciuto un bel like, mi raccomando, commentate questi commenti e fate sapere un po' voi cosa ne pensate appunto di Marco Sportiello al Milan. Mi piace come secondo, non vi piace? Ditemi un po' la vostra opinione nei commenti, che sono curioso, e soprattutto ragazzi, anche se vi fa piacere, iscrivetevi al canale che è fondamentale, non costa nulla e per me è dato il vostro supporto. Basta che fate clic su iscriviti, se siete iscritti, se lo fate vi ringrazio di cuore, condividete i video con i vostri amici e loro e attivate la campanella di notifiche. Così non per i prossimi video che usciranno, link in descrizione anche da Barry Fusi Channel e link in descrizione anche dal mio profilo Twitter e Facebook, ragazzi. Quindi abbiamo anche tutto, bella.